Benvenuti nella cucina della redazione di Cook. Oggi è con noi Matteo Baronetto, chef del Cambio, ristorante una stella Michelin a Torino, attivo dal 1757. Buongiorno a tutti. Oggi ho deciso di portare un piatto, diciamo, emblematico della storia del ristorante dove opero, che è il riso Cavour. Ecco, da dove si parte innanzitutto? Parte intanto da degli ingredienti molto tradizionali. Uova di gallina, abbiamo del riso venere, una salsa di pomodoro, del sale, dell'olio, del burro e del riso carnaroli. Qual è la prima cosa? La prima cosa è tutto da dove nasce, quindi dall'uovo. No? Io l'ho cotto semplicemente a vapore, quindi a 60 gradi per una ventina di minuti, ma anche a casa si può ripetere questa operazione in un modo molto semplice, ovvero facendo un classico uovo in camicia. Apriamo il nostro uovo, vedete, l'uovo è molto morbido, conserva una parte liquida, ma il nostro tuorlo è quasi come quello di un uovo alla coque, no? Quando noi poi andremo a rompere sarà una salsa naturale. Noi abbiamo già fatto bollire un risotto carnaroli. Prendete una capace casseruola, la riempite con dell'acqua, prendete una cipolla, la fate annerire un pochino in una casseruola, la mettete dentro quest'acqua, un po' di chiodi di garofano e fate un brodo molto leggero. A quel punto lì butterete il vostro riso carnaroli, lo farete cuocere per un 15-20 minuti, quando sentirete ancora un po' il riso al dente, ma né troppo cotto né troppo crudo. Lo scolate e lo raffreddate. Una volta raffreddato avete ottenuto questo riso. Vedete che il colore è un pochino più ambrato perché è dato dalla colorazione della cipolla che è stata annerita. Mettiamo un pochino di olio e andiamo a fare rosolare, rendere leggermente croccante, senza bruciacchiarlo troppo, il nostro riso. Mettiamo un pochino di burro anche. Senti, ma ci racconti un po' anche la storia di questo riso, perché è una storia antichissima. Io questo riso l'ho ripreso da un documento che ho trovato su quello che amava mangiare Cavour. Cavour è un assiduo frequentatore del ristorante del Cambio e quindi diciamo che era un cliente fisso. Si narra che lui amasse farsi fare questo riso con questo uovo in camicia messo sopra, al contrario di quello che faremo noi, con del fondo di sugo di carne, fondo di arrosto e dei pomodori. Quindi riso, l'aggiunta di un po' di olio ci aiuta a fare in modo che il nostro riso sia più condito. E infatti già così sprigiona un profumo. Esatto, mettiamo un po' di sale fino. Seconda fase, abbiamo una salsa di pomodoro. Va benissimo a temperatura ambiente, quindi andiamo a mettere, diciamo, un cucchiaio abbondante. Il nostro riso, devo dire, che è quasi pronto, che ci siamo, vedete che i chicchi sono integri. Andremo a coprire il nostro uovo e la nostra salsa di pomodoro da questo riso. Abbiamo messo il nostro riso, andiamo a mettere sopra un po' di fondo di carne. Io ho usato un fondo di vitello, non facciamo vederlo fare perché è una cosa molto lunga. Si utilizzano degli scarti di carne, li si fa rosolare, poi si copre con dell'acqua e si fa andare piano piano come uno stracotto e poi si filtra questo sugo facendolo ridurre. Si ottiene questo sugo che io tengo morbido volutamente perché ho bisogno che poi mi crei questa salsa quasi anche un po' a ricreare un po' una sorta di effetto zuppa. Mettete quindi un po' di fondo di carne sopra e poi per finire andiamo a mettere un po' di riso venere che abbiamo fatto bollire prima. Riso venere, a differenza del riso carnaroli, ci vuole un po' più di tempo di cottura. Lo si fa asciugare una volta fatto bollire, quindi asciugare vuol dire che si fa seccare. Se avete un forno lo mettete a 40 gradi fin quando i chicchi non sono di nuovo duri. E poi lo andate a friggere. Si prende un pentolino con un po' di olio di semi. Quando l'olio ha raggiunto, si dice, il punto di fumo, quindi fuma proprio, si buttano dentro i chicchi di riso secchi, li si scola subito e si ottiene questo riso venere soffiato che serve a dare un pochino di colore quando andiamo a mettere. È un bel effetto crunchy. Esatto, il nostro riso, e poi dà sia il colore che l'effetto croccante, come dicevi tu. Tra l'altro questa ricetta la troviamo anche nel tuo primo libro. Sì, che esatto. È Cucina Piemontese Contemporanea, uscito per Editti da esatto. Pochissimo. È uscito l'11 novembre. Chef, grazie per essere stato con noi. È stato un piacere.
Il nostro risotto è pronto, non resta che provare a rifarlo a casa e grazie a voi per essere stati con noi. Grazie e mi auguro possiate replicarlo al meglio.